Il lavoro del programmatore non consiste solo nello scrivere programmi. Il lavoro del programmatore non parte con la scrittura del codice, ma parte normalmente più che altro dell'informatico. Parte dall'analisi di un problema. Finora noi abbiamo analizzato problemi molto semplici, però già vi siete trovati in difficoltà quando vi ho chiesto di individuare variabili di input, variabili output, già quello vi ha creato qualche problema. Immaginate che cosa vuol dire andare da un cliente, chiedergli che cosa vuole che gli realizziamo e poi tradurlo via via in un progetto e poi in un programma informatico. Quindi dalle parole, quindi dal linguaggio naturale, l'italiano, quello nel nostro caso l'italiano, e quindi gli obiettivi, i desideri, i bisogni dell'utente, bisogna riuscire ad arrivare a qualche cosa che sia eseguibile con un computer. Il cosa sta nella mente del nostro cliente e nella mente di chi progetta, il come sta sempre nella mente di chi progetta e nell'elaboratore, come fare le cose. È un processo abbastanza complesso, non è un processo banale, e noi in questo percorso che dura 3 anni inizieremo ad occuparci già quest'anno di progettazione di software, perché non dovete pensare che chi studia informatica impara solo a programmare. Chi studia informatica impara prevalentemente a progettare software e poi anche implementare. Che cosa vuol dire paradigma? È proprio in questo cercare di trovare, a partire da quello che si vuole fare, come farlo, che nascono i paradigmi di programmazione. Non sono altro che degli strumenti concettuali, dei modelli concettuali che permettono di affrontare un determinato problema. Quindi di fronte a un problema ci sono modi diversi di affrontarli, di trovare poi le soluzioni. E questi sono i paradigmi. Molto spesso i paradigmi influenzano non solo il modo in cui si progetta una soluzione, ma influenzano anche il modo in cui viene scritto il codice. Quindi anche il codice può essere, la sua organizzazione può essere influenzata o è comunque sicuramente influenzata dal paradigma di programmazione scelto. Un esempio che vedremo anche a breve: l'algoritmo che calcola il fattoriale. Sapete qual è, che cos'è il fattoriale? Il fattoriale di un numero, per esempio il fattoriale del numero 3, si indica con 3 punto esclamativo ed è uguale a 1 per 2 per 3. Il fattoriale di 4, 4 esclamativo, è uguale a 1 per 2 per 3 per 4. Questo algoritmo, che è un algoritmo matematico che dovreste conoscere, ma se non lo conoscete non ha importanza, è un problema che si può affrontare con due diversi approcci. Un approccio iterativo, per cui si dice, per calcolare il fattoriale di un numero n, moltiplico i numeri a partire da 1 fino ad arrivare a n, 1 per 2 per 3 per 4 per n. Oppure si può, e questo naturalmente influisce sul tipo di codice che vado a scrivere, perché dovrò usare una delle strutture di controllo del flusso iterative che conoscete. No? Il for andrebbe benissimo, ma posso affrontarlo anche in un altro modo. Posso definire una funzione che calcola il fattoriale in funzione di se stessa, quindi in maniera ricorsiva. Fattoriale di n è uguale a n per il fattoriale di n meno 1. Il fattoriale di 4 è uguale a 4 per il fattoriale di 3. Per il fattoriale di 3. Vediamo se è vero. È vero perché con lo stesso principio il fattoriale di 3 è uguale a 3 per il fattoriale di 2. Quindi abbiamo già che è uguale a 4
per 3 per il fattoriale di 2. Ma il fattoriale di 2 è uguale a 2 per il fattoriale di 1. Quindi 4 per 3 per 2 per il fattoriale di 1. Ma il fattoriale di 1 per definizione di fattoriale è uguale a 1. Quindi tutto questo sarà uguale a 4 per 3 per 2 per 1. E quindi uguale, io ci sono arrivata a questa soluzione in modo iterativo e in modo ricorsivo. A seconda dell'approccio che scelgo cambia il codice. Questo voi non lo sapete ancora fare, lo stiamo iniziando adesso ed è un approccio diverso. Non si usa qua il while o il for, ma si fa una scomposizione funzionale e si richiama la stessa funzione cambiando di volta in volta il parametro su cui la funzione lavora. Lo vedremo. Andiamo avanti. I linguaggi di programmazione sono tantissimi. Ogni linguaggio di programmazione è stato creato per soddisfare un certo paradigma, quindi ha i costrutti che servono per quel paradigma. Per esempio Java è stato creato per il paradigma a oggetti, che noi non abbiamo nemmeno ancora visto. Però è anche vero che molto spesso i linguaggi di alto livello, quelli che usiamo noi, sono multiparadigma, cioè possono essere utilizzati anche con approcci diversi, tant'è vero che Java noi non lo stiamo usando oggetti, ma lo stiamo usando con un altro paradigma che si chiama il paradigma imperativo. Adesso andiamo a vedere che cos'è. Quindi, se questi quadratini che vedete più a sinistra sono i linguaggi, che sono tanti e molto diversi fra loro, ogni linguaggio realizza uno o più paradigmi, vedete? Per esempio questo rettangolino qua realizza 3 paradigmi. E poi ogni paradigma consiste in un insieme di concetti. Allora, qualcuno ha provato anche tassonomia e la classificazione, no, dei paradigmi. Qualcuno ha provato anche a fare questa classificazione. Molto difficile. Non è una classificazione univoca e non so nemmeno se sia esaustiva, cioè completa. L'ho presa da questo libro di Peter Van Roy, Programming Paradigms for Dummies, What Every Programmer Should Know, quello che ogni programmatore dovrebbe sapere. Come vedete è abbastanza complicato, no? Anche proprio, guardate quanti paradigmi. Noi ci muoveremo qua su questi rettangoli rosa, dove c'è appunto il paradigma imperativo, paradigma oggetti, e poi negli anni successivi su quelli arancioni che vedete tutta a sinistra, non tutto ovviamente, ma lavorando con il linguaggio SQL, con il database, andremo anche a vedere questi altri paradigmi. Nel mezzo c'è un po' di tutto. Allora, siccome non è molto comprensibile questa tassonomia, l'ho messa solo per farvi comprendere quanto è complesso l'argomento, vediamo di fare noi una classificazione più semplice. Intanto, in base al livello di astrazione c'è in base alla lontananza dalla macchina, dal modo in cui funziona la macchina, abbiamo tecniche di programmazione, paradigmi che funzionano a basso livello e che quindi qua, nel proporre una soluzione tengono conto di come funziona l'hardware. Paradigmi che invece supportano metodi di progettazione di algoritmi, quello che stiamo usando noi, paradigmi che supportano gli approcci di alto livello, la programmazione che vedremo poi, e mi sto riferendo alla programmazione a oggetti. Si può fare anche un altro tipo di classificazione riguardo al modo in cui vengono risolti i problemi. I paradigmi possono essere classificati in operazionali, che sono quelli che descrivono passo passo il modo per arrivare alla soluzione e sono quelli sui quali studieremo noi, no? Che studierete voi. Ci sono dei paradigmi che si chiamano, cioè c'è un paradigma
che si chiama dimostrazionale, in italiano un po' brutto perché è stato tradotto dall'inglese. Questi sono paradigmi e quindi, diciamo, approcci risolutivi che si prestano particolarmente bene per la robotica, l'intelligenza artificiale, il machine learning, cioè l'apprendimento automatico. E poi c'è un approccio invece che si chiama definizionale, che è quello dove invece di specificare come bisogna risolvere il problema, cioè i vari passi da fare, in questo caso bisogna solo dire a un sistema cosa vogliamo fare. Cercami l'indirizzo di tutti i clienti di Torino. Non gli stiamo dicendo come fare, gli stiamo dicendo cosa fare. E qua, per esempio, vedremo appunto, questi sono gli approcci che vengono utilizzati quando, per i linguaggi di database. Una classificazione semplificata è anche la seguente, dove abbiamo in giallo i paradigmi che rientrano sotto il nome di programmazione imperativa, poi invece abbiamo un altro grande gruppo, la programmazione dichiarativa suddivisa in programmazione logica e funzionale. Allora, riepiloghiamo quello che abbiamo fatto in questi mesi. In questi mesi, senza saperlo, avete imparato ad usare il paradigma imperativo. Il paradigma imperativo si basa sul modello di macchina di von Neumann. Vi ricordate, è proprio una delle prime lezioni, se non la prima, vi ho detto che c'era un certo signore, von Neumann, che ha definito un modello di elaboratore, che ancora oggi è del tutto valido. Questo ha detto che l'elaboratore è costituito da una memoria, in realtà è un'astrazione perché oggi come oggi non abbiamo una memoria, abbiamo una gerarchia di memorie nel computer. Però la memoria è intesa appunto come il luogo dove si salvano dati e programmi. Una delle periferiche, dispositivi di input e di output, e poi un cervellone centrale, un central processing unit, un'unità centrale di processo, che è quella appunto responsabile dell'esecuzione dei programmi. Da un certo punto in poi si è iniziato a programmare tenendo conto del fatto che la macchina funzionava in questo modo: input, elaborazione, output. E da qui, proprio su questo, è stato modellato questo paradigma, che infatti che cosa fa? Definisce in maniera precisa quali sono tutte le azioni da compiere partendo dai dati iniziali per arrivare ai dati finali, no? E si tratta di descrizione di algoritmi che sono prescrittivi e anche deterministici. Vuol dire che se io inserisco nella macchina lo stesso input, ottengo sempre lo stesso output. A differenza di algoritmi che invece non c'entrano niente con questo, che sono probabilistici, perché non è detto che inserendo gli stessi dati iniziali si possa ottenere lo stesso risultato finale. Dentro questo paradigma imperativo c'è la programmazione strutturata. La programmazione strutturata nasce per risolvere il problema dello spaghetti code, che vediamo dopo cos'è, nella slide successiva. E sempre intorno alla fine degli anni 60, primi anni 70, nasce anche un altro paradigma che rientra però sempre all'interno del paradigma imperativo, che è la programmazione procedurale, che è quella che stiamo facendo, trattando noi adesso. Vediamo. Questo codice che vedete qui, dim i uguale a 0, i uguale di più 1, if i minore uguale 10, then go to 70. Allora, i inizialmente vale 0, poi si dà a questa variabile il valore 1, perché i più 1 fa 1, e se i è minore uguale a 10, allora vai alla riga 70, dove viene stampato i e il suo quadrato. Poi si passa ad eseguire l'istruzione successiva che ci riporta, go to, alla riga 30, dove viene incrementato i. E si continua così. Questo programma è un ciclo che stampa 10 volte il numero insieme al suo quadrato. Scritto in Basic. Purtroppo questo linguaggio di programmazione seguiva il paradigma imperativo, ma non la programmazione strutturata. Quindi privo di qualunque struttura di controllo del flusso che fosse
standardizzata. Vedete che i salti ci sono e sono però arbitrari. Il programma deve avere queste righe di deve avere delle righe numerate per poter indicare dove saltare, e i salti possono essere condizionati, cioè salto se si verifica una certa condizione, o incondizionati, quindi salto comunque. Questo tipo di programmazione ha creato moltissimi problemi, soprattutto quando i programmi hanno iniziato a diventare belli corposi, perché diventa prima di tutto impossibile leggerli, capire cosa fanno. Poi anche per andare a trovare gli errori e correggerli. Una programmazione agli albori fatta con un linguaggio simbolico di alto livello, però molto non strutturato. Ora, questa istruzione GoTo esiste ancora nei linguaggi di programmazione, però va assolutamente evitata. Cioè tutte le istruzioni che fanno dei salti, a meno che non sia proprio necessario, bisogna cercare di evitarli. Perché negli anni, primi anni 70, fine anni 60, nasce la programmazione strutturata, grazie anche a un professore, che è il professor Wirth, che per i suoi studenti ha creato un linguaggio fenomenale che si chiama ancora oggi Pascal e che è stato insegnato nelle università di tutto il mondo per tanti anni, perché appunto ha introdotto questi principi di programmazione strutturata. Anche Böhm e Jacopini, che sono due persone diverse, hanno contribuito allo sviluppo della programmazione strutturata, stabilendo che qualunque algoritmo è sempre che sia naturalmente un algoritmo che può essere, cioè che risolva un problema, non un algoritmo impossibile. Qualunque algoritmo può essere trasformato in un algoritmo equivalente, quindi che risolve lo stesso problema, e che fa uso di sole tre strutture: la sequenza, la selezione e l'iterazione, che sono quelle che avete studiato voi in questi mesi. Allora, da quel punto in poi, qualunque linguaggio di programmazione è stato poi creato, ha al suo interno, ha sviluppato tutti quei costrutti proprio per poter realizzare queste tre strutture di controllo. E quando io vi correggo e vi dico che il diagramma non è strutturato, mi sto riferendo proprio a questo, che se voi non avete un algoritmo strutturato, non potete poi fare la codifica, perché i linguaggi di programmazione oggi sono tutti aderenti al paradigma della programmazione strutturata. Tutte quelle istruzioni for, while e if sono strutture, sono diciamo realizzate a partire dalle strutture di controllo del flusso della programmazione strutturata. Quindi questo programma che vedete qui è lo stesso di prima, scritto però in Java con dei salti, perché ci sono i salti, ma sono salti standardizzati. C'è il salto perché ogni volta io torno su al for fino a quando la condizione è vera. Quando diventa falsa, salto di nuovo al fondo del for. Quindi i salti ci sono sempre, ma sono salti standard. Ok? Ed ecco qua, ed eccoci arrivati a quello che stiamo iniziando adesso, la programmazione procedurale. Si basa sul principio divide et impera. Dividi un problema in parti più semplici. Man mano aumentavano le dimensioni dei programmi, i programmatori si trovavano in difficoltà. Perché? Perché gestire tante righe di codice è complicato. È complicato perché se si verifica un problema, supponiamo ci siano 2000 righe di codice, il programma non funziona, che cos'è che devo fare? Devo andare a controllare tutte queste 2000 righe di codice, no? Se non riesco a capire subito dove sta il problema. Quindi di conseguenza perdo un sacco di tempo e poi non è neppure detto che riesca magari a trovare questo problema. Se invece io fossi in grado, no, di prendere un problema grande e dividerlo in tanti sottoproblemi, poi potrei associare a ogni sottoproblema un sottoprogramma e assemblare il tutto in un programma principale che richiama i vari sottoprogrammi, come vi ho fatto vedere. In questo modo, intanto si aumenta la leggibilità del codice, prima cosa. Secondo, se si verifica un problema in un punto,
cioè sto calcolando l'area e vedo che l'area è sbagliata, non vado a cercare su 2000 righe, mi concentro su quel sottoprogramma che è responsabile del calcolo dell'area e lì faccio una accurata revisione per capire perché non funziona. È un modo diverso di risolvere il problema che determina anche una diversa organizzazione del codice. Che cos'è un sottoprogramma? È un blocco di codice identificato da un nome che a seconda dei linguaggi si chiama funzione, procedura o anche può avere entrambi questi nomi, subroutine, oppure nel caso di Java, metodo. Esempio di sottoprogramma che fa la stessa cosa che abbiamo visto prima. Dichiaro un metodo print, poi passo anche questo parametro n, lo vedete qui int n, perché passo questo parametro? Perché devo sapere il ciclo for fino a quando deve fare la stampa. Quindi questo n, no? Qualcuno lo deve specificare, lo specifica il chiamante, quindi il chiamante fa una chiama al metodo print passando il valore 10, vuol dire stampa 10 volte. Quindi viene chiamato questo metodo con questo parametro n che prende il valore 10, per cui questo ciclo verrà eseguito fin tanto che i è minore o uguale a n, cioè i minore o uguale a 10, per cui fa la stessa cosa di prima. Con la differenza che abbiamo due programmi, uno un sottoprogramma print, in realtà in Java si chiama metodo, e l'altro è il programma principale, il main, da cui inizia l'esecuzione. Un po' di termini. Allora, il programma principale richiama il metodo print. Questo 10 che vedete qui è il parametro attuale. Il parametro attuale viene passato a questo n che si chiama parametro formale. Quindi ogni parametro attuale è associato al corrispondente parametro formale. E questo passaggio del valore al parametro formale si chiama passaggio di parametri per valore. Questi sono tutti i concetti che fanno parte, proprio che sono applicabili a qualunque linguaggio. Quindi sono proprio quelle basi teoriche dell'informatica che un informatico deve conoscere. Sempre in quel periodo nascono i linguaggi a blocchi. L'esempio tipico del linguaggio a blocchi è il linguaggio C. I blocchi non sono altro che porzioni di codice racchiuse da delimitatori, che nel nostro caso sono le parentesi graffe. Tutto ciò che è racchiuso all'interno di parentesi graffe è il codice all'interno di un blocco. Perché vi dico questo? Perché devo aggiungere altri concetti importanti del paradigma procedurale. Vi ho detto che i paradigmi hanno dei concetti associati, sono questi. Allora, introduce il paradigma procedurale, introduce il concetto di località e globalità delle variabili. Torniamo un attimo indietro. Allora, guardate queste variabili. N, questo parametro formale N. Questo parametro formale n è una variabile locale al metodo print. Tutte le variabili dichiarate dentro a un metodo oppure i parametri di un metodo sono variabili locali. Le variabili che sono fuori dai metodi si chiamano invece parametri, si chiamano invece variabili globali. Dicevo, tutte le variabili fuori dai metodi si chiamano variabili globali, però attenzione, in Java non sono variabili globali in assoluto, ma variabili globali a livello di classe. Un'altra cosa, guardate questa variabile qua, int i. Questa variabile qui è locale al blocco for. Perché fuori da questo blocco for non è visibile, non esiste. Infatti, associato al concetto di località e globalità, ci sono le regole di scope. Allora, le variabili locali sono visibili, cioè utilizzabili solo all'interno dei metodi o dei blocchi nei quali sono dichiarate. E in tutti i blocchi interni.
Se ci sono anche dei sottoprogrammi interni, in Java non ci sono, ma in generale sì, ci sono dei sottoprogrammi che possono essere sottoprogrammi di sottoprogrammi, ma in Java. Inoltre le variabili invece globali sono accessibili da tutto il codice, ok? Senza distinzione. Le variabili locali invece non possono essere viste dai blocchi più esterni. Tempo di vita, un altro concetto. Ogni variabile ha un tempo di vita. Questo tempo di vita è dipendente dal tempo di esecuzione del metodo o della funzione. Quindi le variabili sono in memoria, tempo di vita vuol dire che sono in memoria, solo fin tanto che il metodo è in esecuzione. Quando termina il metodo, il sottoprogramma, anche la variabile sparisce dalla memoria. I vari sottoprogrammi fra loro devono interagire. Ci sono tre modi diversi in cui possono interagire: condividendo variabili globali, passandosi parametri, scambiandosi parametri, oppure ritornando dei valori. Supponiamo che la classe quadrato abbia un sottoprogramma getArea che calcola l'area, e il main, e avevamo visto che in questo caso è necessario utilizzare delle variabili globali perché le due porzioni di codice, getArea e main, utilizzano entrambi l'area e il lato, per cui vanno dichiarati globalmente. Poi vi ho fatto vedere che si può invece per consentire a questi due blocchi di codice di interagire attraverso il passaggio di parametri. Allora, se il lato, invece di metterlo come variabile globale, lo vado a specificare come parametro del metodo getArea, e quando richiamo getArea passo il valore di questo parametro, ecco che non ho più bisogno di condividere globalmente la variabile lato, ma lato, no, la posso andare a dichiarare solo come parametro del metodo getArea, quindi è locale getArea. E poi infine la terza modalità, in cui utilizzo i valori di ritorno, se il metodo getArea invece di andare a modificare la variabile area restituisce il valore al chiamante con return, ecco che non c'è più bisogno nemmeno di avere come variabile globale area, ma la si dichiara locale al main, e poi quando si chiama il metodo getArea si assegnerà alla variabile area il risultato di ritornato con return dal metodo. Il problema è quello delle variabili globali, che bisogna cercare di limitare al massimo, perché potrebbero sorgere errori, soprattutto non su questo programma, ma un programma molto complesso, dove magari ci sono due team, due gruppi di sviluppatori che lavorano separatamente, e ci sono delle variabili condivise tra i due team, è possibile che qualche programma di un team vada a modificare queste variabili in modo errato, causando anche errori nell'altro team. E allora per questo che bisogna cercare di non usare, di, se è possibile, di limitare il numero di variabili. Difatti qua vedete, se volete c'è anche un approfondimento, un articolo di approfondimento che potete andarvi a vedere su quelle che sono le problematiche relative alle variabili globali. Le problematiche sono gli effetti collaterali, si chiamano così, provocati dalle variabili. Andatevelo a leggere se vi interessa. Questo mi fermo, potete guardarlo con voi, ma lo farei un pochino più avanti. Che cosa andremo a vedere adesso? Abbiamo già fatto degli esercizi, cioè degli esempi, vi ho fatto vedere, dove abbiamo fatto una scomposizione in sottoproblemi. Adesso facciamo un passo ulteriore, perché i linguaggi di programmazione hanno tutti delle librerie. Sapete che cos'è una libreria? Chi gioca ai videogiochi lo saprà sicuramente. Comunque, le librerie sono dei programmi che sono già pronti, che possono essere integrati nel proprio programma, in modo tale da non dover riscrivere sempre da capo tutto il codice, no? Per esempio, tutte le funzioni e i metodi che fanno l'output e l'input sono delle librerie. In Java le librerie si chiamano classi.
Per esempio, andando a creare una classe triangolo e inserendo al suo interno questi metodi: periodo triangolo, isrettangolo, isisoscele, isequilata. Poi la metto lì. Non la metto lì nel senso che non è un programma, un'applicazione per l'utente che interagisce con l'utente, ok? È una classe che fornisce delle funzionalità. Quando poi io vado a scrivere un programma che tratta i triangoli, posso richiamare questa libreria per fare alcune operazioni più velocemente. Per esempio, se devo calcolare il perimetro, non ho bisogno di scrivermi io le istruzioni, richiamo perimetro triangolo. Se voglio sapere se un triangolo è rettangolo, non devo scrivere io tutto il codice if, eccetera, eccetera, ma vado semplicemente a richiamare questa funzione, questo metodo, che fa già lui il calcolo per me, più che altro va a vedere se il triangolo è rettangolo, e mi restituisce un valore booleano, vero se è rettangolo, falso altrimenti. Quindi adesso noi inizieremo a programmare non più solo dei piccoli programmini che interagiscono con l'utente e danno un output, ma inizieremo questo percorso proprio scrivendo qualche libreria che magari possiamo anche utilizzare nei programmi successivi. Come si fa? Allora, intanto si va a creare la classe triangolo. Primo metodo. Vado a cancellare questo restituisce il perimetro, eccetera. Primo metodo è questo qui. Devo ridurre un po' la dimensione, anzi vado capo così vedete bene. Public static double, quindi vuol dire che il metodo è statico, restituisce un valore double, si chiama perimetro triangolo e ha ha tre parametri che rappresentano i lati, e se non ho i lati come faccio a calcolare il perimetro? Quindi inizio a mettere le parentesi graph e vado avanti. Poi l'altro metodo è il metodo che stabilisce se un dato triangolo che ha i lati, un lato 1, lato 2, lato 3, è rettangolo oppure no. Sto solo aggiungendo le parentesi graffe, eh? Cancello i vari commenti. Poi ho un altro metodo da realizzare, questo qua, isisoscele. Vado ad aggiungere i graffi, poi devo andarci a scrivere dentro qualcosa ovviamente. Adesso ho fatto così perché non avevo voglia di andare avanti e indietro a guardare cosa dovevo fare. E poi is equilatera. Ok, bene. Ho scritto tutti i vari metodi. Gli errori sono dovuti al fatto che sono tutti metodi che restituiscono un valore, ma io non sto facendo restituire nulla e quindi mi dà errore. Adesso entro dentro questo metodo perimetro triangolo. E come si calcola questo perimetro? Quindi calcolo lato 1 più lato 2 più lato 3. Allora questi parametri servono proprio, non sono proprio quei valori che vengono passati quando chiamiamo il metodo e che consentono di sapere quanto valgono i lati, così da poter calcolare il perimetro. Però, siccome il metodo restituisce questo valore, devo andare a scrivere return davanti a lato 1 più lato 2 più lato 3. Adesso non ho il tempo di andare avanti, ma domani sera continuiamo. Vi faccio però vedere subito, adesso commento qui in modo tale che non mi dia gli errori. Lasciamo solo questo metodo qui. Guardate come lo posso utilizzare. Così capite, chiudiamo il cerchio. Non in questo package qui, non in questo package, perché questo package qui è quello che io voglio distribuire. Io sto facendo un programma fantastico. Poi lo vendo e lo vendo con questo nome, com.cinzabb.triangolo. Vado invece a creare un ulteriore package, new package, e lo chiamo test. È un package che uso internamente per fare i test. E qua dentro creo una classe new
class e la chiamo task triangolo. E qua sì che ci metto il main, perché adesso vado a testare la classe che ho appena creato. Voi immaginate questa cosa in the large, cioè io lo sto facendo con due istruzioni, immaginatevi questa cosa fatta con un metodo che ha 100 istruzioni. Quindi lo costruisco, poi vado subito a testarlo e vado a testare un pezzettino. Poi quando scriverò l'applicazione io so già che sta roba funziona. E quindi se c'è qualche problema è dovuto non tanto ai vari sottoprogrammi che utilizzo, ma sarà dovuto il problema ad altro. Comunque, avremo modo di capire meglio. Adesso cosa faccio qua? Provo, testo il metodo. Quindi provo proprio a dichiarare, faccio dei passaggi in più così è più chiaro. Double, perimetro, uguale. Qua invece di andare a chiedere all'utente, non c'è interazione con l'utente qua perché sto facendo un test, metto io dei valori. Double perimetro uguale. Allora devo richiamare questo metodo qua. Perimetro triangolo, ok? Passandogli dei lati. Quindi scrivo, vedrete se mi dà errore, perimetro triangolo, aperta tonda, gli passo i lati. 10,15. Allora, con questa chiamata io vado a calcolare il perimetro di un triangolo di lato 10, 10, 15, è chiaro? Perché mi dà errore qui? Fate attenzione a questo passaggio, non guardate il codice, state ad ascoltare me. Perché mi dà errore? Perché questo metodo è un metodo static. I metodi static si richiamano scrivendo nome della classe, ve l'ho già detto tante volte, ma lo ripeto, nome della classe, punto, nome del metodo. Quindi, qua invece di scrivere solo perimetro triangolo, vado a scrivere triangolo, punto, perimetro triangolo. Mi dà ancora errore, perché? Perché vedete che questi due programmi, queste due classi si trovano in package diversi. Allora devo importarlo. Basta che mi posiziono sopra la classe e mi compare import triangolo da com.cinzabb.triangolo. Lo importo e ho fatto. Adesso per farvi vedere che funziona stampo a console, tanto non ho interazione con l'utente, punto out punto println di perimetro uguale, poi vado qui più e poi l'ho chiamato perimetro. Punto e via. Salvo ed eseguo. Il perimetro è ovviamente 35. Di fatti perimetro 35. Quando viene chiamata questa funzione, il controllo passa a questa classe qua, la quale prende il primo valore, il primo parametro attuale, lo copia nel primo parametro formale, il secondo attuale nel secondo formale, il terzo attuale nel terzo formale. Quindi in pratica copia 10 in lato 1, 10 in lato 2 e 15 in lato 3, perché si mantiene la corrispondenza posizionale, no? Ok? Quindi è l'ordine in cui scrive i parametri è importante. Dopodiché, una volta che è stato fatto questo passaggio di valori, di parametri per valore, lato 1, lato 2, lato 3 hanno dei valori per cui si può fare questo calcolo che restituisce 10 più 10 più 15 e questo return restituisce questo valore esattamente qui. Voi dovete pensare che questa roba qui è come se non ci fosse più il supposto, ci fosse 35, che è il valore restituito dalla libreria. Per cui il perimetro poi, quando lo vado a stampare, è 35. Ok?